La famiglia Forger si reca in un negozio di animali per scegliere un cane da compagnia, ma Anya non è soddisfatta di nessuno. All'improvviso, Twilight riceve un ordine urgente per proteggere il ministro degli esteri dell'Ovest, Brans, da un attentato. Yor e Anya, allora, si recano in un centro di accoglienza per partecipare a un evento di adozione. Intanto Twilight, travestito, riesce a far confessare a un terrorista catturato che l'attentato sarà compiuto usando cani addestrati con esplosivi legati al corpo. Durante l'evento di adozione, Anya, grazie alla sua capacità di leggere nella mente, scopre che un grosso cane bianco, destinato a essere usato nell'attentato, sta pensando proprio alla famiglia Forger. Così, di nascosto da Yor, esce a cercare il cane, ma viene catturata dai terroristi. Il cane è in realtà un esperimento del vecchio regime dell'Est, nato dal progetto Apple per creare cani da guerra dall'intelligenza elevata per scopi militari. Mentre il cane salva Anya, lei scopre che ha l'abilità di prevedere il futuro e cerca di collaborare con lui per sventare l'attentato, sperando di guadagnare una stella. Sebbene i terroristi la raggiungano rapidamente, Yor arriva in tempo per salvarla e sconfiggere i nemici. La Wise riesce a catturare tutti i membri del gruppo terroristico, ma l'unico leader ancora a piede libero, Kit, installa una bomba nel loro ultimo nascondiglio come trappola e fugge in auto con l'ultimo cane bomba. Anya, leggendo la mente del cane, scopre che Twilight morirà a causa della trappola esplosiva. Così si allontana di nascosto da Yor e raggiunge il nascondiglio in anticipo, lasciando un messaggio di avvertimento che permette a Twilight di evitare la morte. Successivamente, quest'ultimo, travestito da Brans, attira Kit lungo una stretta stradina di montagna e interviene appena lui libera il cane bomba. Twilight riesce a fermare il cane, mentre Yor, per puro caso, blocca la fuga in auto di Kit, mettendo fine all'attacco terroristico. Questo evento rafforza ulteriormente la determinazione di Twilight a porre fine alla guerra fredda il prima possibile. Dopo essersi riunita alla famiglia Forger, Anya insiste per adottare il cane, al punto da dichiarare che preferirebbe non andare più a scuola piuttosto che rinunciarvi, costringendo Lloyd, già sovraccarico di lavoro, a cedere. Quando i Forger portano il cane a fare una passeggiata al parco, Anya perde un guanto. Il cane, riportandoglielo, le ricorda una scena simile nella sua serie di spionaggio preferita, Spy Wars. Così Anya decide di chiamare il cane, Bond, in omaggio al protagonista della serie, Bondman. Yor decide di imparare a cucinare dalla collega Camilla e invita anche Yuri per fare da assaggiatore. Ma il tentativo finisce in un disastro, con la cucina in completo caos e risultati gastronomici disgustosi. Alla fine Camilla le suggerisce di preparare uno stufato tipico del sud che sua madre cucinava spesso e il piatto risulta un successo. Quando riprova a cucinarlo a casa, persino Lloyd e Anya, inizialmente timorosi, rimangono soddisfatti. Tuttavia, un altro piatto sperimentale improvvisato da Yor continua a risultare immangiabile. Frankie, innamorato della commessa Monica del club di sigari, chiede a Twilight consigli su come conquistarla. Twilight gli spiega il suo metodo di analisi basato su diagrammi ad albero e persino si traveste per fare pratica di conversazione con lui. Ma alla fine Frankie non riesce comunque a conquistare il cuore di Monica, in parte a causa del suo aspetto ordinario. Quando Lloyd e la sua famiglia incontrano Frankie per strada, si accorge che sta cercando di nascondere la delusione, affida Anya a Yor e rimane con Frankie a bere per dimenticare. Anya cerca di conquistare la simpatia di Damian con una nuova foto di famiglia scattata insieme al loro cane Bond, ma senza successo. Anzi, la foto attira invece l'interesse di Becky, che si innamora a prima vista di Lloyd. Durante la lezione di arte, Anya tenta di aiutare Damian con un progetto per avvicinarsi a lui.
la collaborazione è segnata da incomprensioni e desideri contrastanti, ma il lavoro di Damian vince comunque il primo premio, grazie ai gusti eccentrici dell'insegnante. Quella sera Damian parla con il maggiordomo e riflette sulle sue difficoltà a migliorare il rapporto con suo padre, decidendo di continuare a impegnarsi per diventare un Imperial Scholar. Twilight aggiorna la sua superiore, Silvia, sui progressi della missione. Con l'avvicinarsi degli esami di metà trimestre all'Accademia Eden, gli studenti con i migliori risultati saranno premiati con una stella, mentre chi non raggiunge la sufficienza riceverà un Tonitrus. Poiché la capacità di lettura del pensiero di Anya viene influenzata dall'eclissi lunare e non funzionerà il giorno dell'esame, Yor chiede a Yuri di aiutarla a studiare. Sebbene il loro primo vero scambio di idee stimoli la determinazione di Anya, i suoi progressi restano limitati. Per garantire il successo della missione, Twilight si intrufola nella scuola per modificare i compiti di Anya e tratta segretamente con l'agente della fazione rivale, Shioin. Alla fine però scopre che grazie agli sforzi fatti prima dell'esame, Anya è riuscita a ottenere la sufficienza in tutte e quattro le materie. Il compagno di classe di Anya, George Gluman, scopre che l'azienda farmaceutica della sua famiglia è prossima alla bancarotta a causa dell'influenza del gruppo Desmond. Dopo aver pagato il maggiordomo per incaricare una spia di falsificare i voti di Damian senza successo, George cerca di incastrarlo per possesso di sigarette e aggressione finché non viene fermato da Anya. Convinto di essere destinato a finire per strada, i compagni di classe guidati da Becky esaudiscono i suoi desideri più stravaganti affinché possa lasciare la scuola senza rimpianti. L'azienda Gluman, però, è stata semplicemente acquisita, quindi George deve tornare a scuola il giorno dopo come se nulla fosse. Consapevole della situazione, viene però accolto dallo sguardo imbarazzato di tutti i suoi compagni. Nel frattempo, Yor si accorge che Anya ha dimenticato alcune cose a casa e corre fino a scuola in stile parkour per consegnarle, solo per scoprire di aver fatto la fatica per niente. Durante il ritorno, Twilight, che osservava Anya in incognito per monitorare i suoi studi, decide di consolarla, invitandola a pranzo fuori. Per completare il compito di scienze sociali, Anya prova a chiedere ai genitori informazioni sul loro lavoro. Poiché la professione di Yor comporta situazioni poco adatte ad essere condivise, Lloyd decide di portare Anya a visitare l'ospedale generale in cui lavora. I colleghi hanno un'ottima opinione di Lloyd e alla fine dell'intervista Anya rischia di rimanere intrappolata in uno dei passaggi segreti di emergenza di Lloyd. Successivamente il suo rapporto scritto con appunti confusi genera incomprensioni sia in classe che a scuola, anche se la situazione si risolve senza problemi. Ispirata dalla sua serie animata di spionaggio preferita, Anya crea un codice segreto e lo distribuisce ai suoi compagni. Frankie, interpretando erroneamente il messaggio come una lettera d'amore, lo decifra e si presenta puntuale all'appuntamento, solo per scoprire che Anya, addormentatasi, non si è presentata. La spia della Wise, Fiona Frost, nome in codice Nightfall, è infiltrata come collega di Lloyd in ospedale e nutre da tempo un forte sentimento per lui, invidiando Yor. Determinata a sostituirsi a lei come moglie di Twilight, Fiona fa visita alla famiglia Forger e cerca di seminare discordia, sperando che Yor lasci volontariamente Lloyd. Anya, spaventata dalla rigidità di Fiona e dal suo stile di insegnamento severo, riesce a orchestrare situazioni che risvegliano la sensibilità di Lloyd e Yor verso i legami familiari. Vedendo la famiglia Forger in armonia e percependo un'affettuosa sincerità in Lloyd verso di loro, Fiona decide di rinunciare, lasciando la casa con l'intenzione di trovare una nuova occasione per dimostrare il proprio valore nella prossima missione. Intanto anche Bond mostra segni di gelosia e finisce per rompere il pinguino di peluche preferito di Anya. La bambina è ferita e arrabbiata, ma si riappacifica quando Lloyd ripara il peluche e Bond le offre delle scuse sincere.
Twilight e Nightfall ricevono l'incarico di recuperare un dipinto dal collezionista e magnate Cavi Campbell, poiché l'opera nasconde un documento cifrato che potrebbe provocare una guerra. Per riuscirci, i due pianificano di partecipare e vincere un torneo di tennis clandestino organizzato da Campbell, così da poter richiedere il dipinto come premio. Dopo aver sconfitto agevolmente diversi avversari, si trovano in finale contro i figli di Campbell. Prima della partita, però, Campbell tenta di sabotare Twilight e Nightfall, esponendoli a gas tossico e dotando i suoi figli di racchette potenziate con tecnologia avanzata, mettendo i due in difficoltà. Dopo alcuni set impegnativi, Twilight e Nightfall riescono a riprendersi e si preparano a contrattaccare nel campo truccato, pieno di trappole. I fratelli Campbell tentano ogni trucco, compreso l'uso di un cecchino con proiettili di gomma, ma non riescono a invertire le sorti della partita. Twilight e Nightfall, sotto mentite spoglie, conquistano così la vittoria. Campbell ha intenzione di consegnare il dipinto al Servizio di Sicurezza Nazionale, anch'esso interessato al documento cifrato nascosto. Twilight si traveste rapidamente da assistente di Campbell e riesce a sostituire il dipinto con una copia prima che venga consegnato. Dopo la missione, Nightfall accompagna Twilight a casa e incontrano Yor al parco, dove gioca a tennis con Anya. Nightfall propone una sfida a Yor, ma resta sorpresa e sconfitta dalla forza e dalle abilità atletiche di quest'ultima. Quando il codice viene decifrato, si scopre che era solo uno scherzo senza importanza. L'evento spinge sia Yor che Twilight a riflettere sulle dinamiche familiari attuali, basate su finzione e segreti. Yor, sentendosi inferiore rispetto a Fiona, teme che la sua relazione con Lloyd possa essere a rischio. Lloyd si accorge della sua preoccupazione e la invita a bere qualcosa in un bar per parlarne. Interpretando i segnali di Yor, Lloyd sospetta che lei possa essersi innamorata di lui e pensa di sfruttare la situazione, ma i suoi piani falliscono quando Yor, ormai ubriaca, lo colpisce per errore. In un breve momento di riflessione, Yor rivela di provare un affetto sincero per questa famiglia fittizia. Lloyd percepisce l'insicurezza di Yor e la rassicura, elogiandola come una madre eccellente. Questo aiuta a dissipare la tensione tra loro. Nel frattempo Anya cerca di avvicinarsi a Damian, ma Becky interpreta erroneamente il suo interesse come una cotta e la invita a fare shopping per rinnovare il guardaroba. Anya fatica a decidere cosa comprare, finendo per scegliere un paio di portachiavi identici, uno dei quali regala a Becky come ricordo della loro prima uscita insieme. La governante di Becky, Martha, osserva con soddisfazione la crescita di Becky da quando ha iniziato la scuola. L'Accademia Eden organizza il consueto incontro semestrale tra studenti e genitori, con un livello di sicurezza tale da rendere impossibile l'infiltrazione diretta di Twilight. Sia Anya che Twilight tentano di avvicinarsi a Damian per ottenere un incontro con Desmond, il padre di Damian. Ma il ragazzo, a causa del difficile rapporto con il padre, non ha intenzione di incontrarlo fuori dal salone dell'evento. Dopo essere stato provocato da Anya, però, Damian cambia idea e decide di parlare con suo padre. Twilight, travestito da Lloyd, sfrutta l'occasione per avvicinarsi a Damian e riesce così a incontrare Desmond per la prima volta. Durante una conversazione piacevole, Desmond sviluppa una buona impressione di Lloyd, mentre Damian, ispirato dallo scambio tra i due, compie il primo passo per riavvicinarsi a suo padre. Se questo video ti è piaciuto, iscriviti al canale per restare sempre aggiornato sui nuovi contenuti.